La domanda di Cicerone suscita un acceso dibattito. Prende la parola Cesare che, sospettato di essere complice di Catilina, si oppone alla condanna capitale senza processo. Nunc loquimur, ora parliamo, ora stiamo discutendo, non solum de damnatione sine judicio, non soltanto della condanna senza processo, se de ipsa capitali pena, ma della stessa pena capitale, ma anche della pena capitale. Si licebit hic Rome aliquem capite damnari sine provocazione, si licebit hic se sarà lecito qui Rome, a Roma, che qualcuno aliquem sia condannato a morte, damnari capite sine provocazione, senza la possibilità di appellarsi al popolo, dunque se sarà lecito qui a Roma condannare qualcuno a morte senza la possibilità di appellarsi al popolo, nemo vestrum, nessuno di voi postea in seguito, in futuro, gaudebit, sarà contento, si rallegrerà, hoc consilio di questa decisione. Perché i senatori si pentiranno di tale decisione? Ecco la spiegazione di Cesare. Hoc consilium monstrum fiet. Questa decisione sarà un fatto terribile, monstrum, un fatto incredibile, un fatto unico. Et malum exemplum creavit. E costituirà, creerà un malum exemplum, un cattivo esempio, un precedente negativo. Qui odie gavisus est, chi oggi si è rallegrato, chi oggi è contento, dunque cras lugebit, domani piangerà. Quia e odem modo omnis bonus civis sine provocazione capite damnabitur, perché eodem modo, allo stesso modo, nel medesimo modo, omnis bonus civis, ogni buon cittadino, qualsiasi cittadino onesto, capite damnabitur, verrà condannato a morte sine provocazione, senza la possibilità di appellarsi al popolo, senza appello. Le leggi di Roma vietavano infatti di mettere a morte un cittadino senza concedergli tale possibilità. Proprio per questo Cesare proponeva per i congiurati la confisca dei beni e l'esilio. L'acceso dibattito volge al termine. Cicerone esorta i senatori a prendere una decisione. Patres satis locuti sumus. Senatori, patres, abbiamo parlato abbastanza. Satis locuti sumus. Et nunc consulendum est. E ora bisogna prendere una decisione. Si quis consulat pro morte, dextrorsum veniat. Se qualcuno consulat decide a favore della condanna a morte, pro morte, venga a destra. Chi è favorevole alla condanna a morte si collochi a destra, venga alla mia destra. Si quis pro exilio sinistrorsum. Se qualcuno è a favore dell'esilio, si collochi, venga a sinistra, alla mia sinistra. Chi è a favore dell'esilio, venga a sinistra.